ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati su Ghost Recon Wildlands. Episodio numero 26. Siamo pronti qui per andarci a fare un'altra missione di Pucara. Ovviamente vi faccio vedere che in questi 10 minuti che ho stoppato il video precedente, ho iniziato questo, mi sono fatto tutte i cash di, diciamo, dei tenenti eccetera. In pratica abbiamo sbloccato tutte le missioni secondarie e mi sono fatto due cash importanti, ovviamente l'unica che potevo fare per sbloccare altre due missioni. Siamo noi qui vicino perché mi ero spostato, anzi qui è rimasto un punto abilità che ci prenderemo adesso. Tanto la missione che dobbiamo fare è questa: Radio Santa Blanca, la stazione di Gerberico si trova nel villaggio di Charamoco, quindi ispeziono la stazione e se Perico è lì prendilo in custodia, ma ovviamente sappiamo tutti quanti benissimo che non sarà mai qui. Quindi allora, dirigiamoci lì a 300 metri circa, adesso vediamo se ci prendiamo la moto. Io raga, ovviamente mo Bowman non ve la faccio sentire più, tanto le cose che dice più o meno sono le stesse che leggiamo, quindi non mi sembra il caso. Oh, aspetta intanto, te pare che intanto è disturbato, figlio di bottana. Guarda, va, sì, vai là, te sto dietro, zio. Qua c'è sta puntabilità che io mi vorrei andare a prendere. Vediamo se riusciamo a trovare un ingresso. Sì, ci abbiamo uno sotto che forse ci seguirà. Forse no, non lo so. Mi, quante scale che bisogna fare per ogni volta. Oh, Jesus Christ, dove sta sto punto abilità? Madonna santa, dove l'hanno ficcato? Che posso metterla su un... Tre punti abilità tutto sto casino. Raga, qua però ci sta un po' di gente. Ok, lui è morto. Lui è morto, fermo. Cecchino. Mori, che cecchino, ma che c'è? È stato scoperto. Cristo! 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 Allora rieccoci. Allora, la prima volta che fallisco una missione, oh. Per una puttanata, tra l'altro. Per una puttanata. Però, effettivamente, forse è qua che dobbiamo venire, raga. Cioè, questo è un posto veramente bestiale, oh. Il drone però è disturbato, mamma che palle, oh. Questa è obbligatoriamente stealth. Oh, raga, qua ci sta già Mapper Droni, oh. Ci sta il cazzo di cecchino lì a rompere il cazzo, Cecchino. Ok, il cecchino non ci dà problemi. Ah, fa culo. Oh, disattiva sto jammer per droni, maledetto. Maledetto. Almeno mo il drone lo possiamo usare. Ma vai a cagare. Allora, mettiamoci qui. Lanciamo il drone. E porco schifo. Oh, guarda quanta bellezza. Allora, a noi questi da qua non ci danno problemi sostanzialmente. Quindi loro da qua se ne possono rimanere tranquilli. Non è un problema. A me mi serve marcare quelli che sono in questa zona tra me e la cosa del DJ, quindi io farei un avvistamento Chiedo qui. Chiedo ai livelli di fare ricognizione per noi. Ok, ma ha trovato un po' di nemici. E niente, a questo punto io direi che dobbiamo provare ad andare con calma per vedere se riusciamo innanzitutto magari a farli fuori. Perché a noi, cioè, se riusciamo a girarli non ci danno neanche problemi, perché sostanzialmente abbiamo la strada dritta per dritta libera verso quella che è la cosa del DJ. L'unica cosa che ci dà problemi è questo cecchino, che però noi facciamo così, lo marchiamo. Ok, l'abbiamo fatto fuori, il cecchino neanche ci dà problemi. Facciamo fuori giusto questo qui. Ok. Questo posto è deserto. Forse è scappato, forse l'ha avvertito qualcuno del nostro arrivo. Ma sta ancora trasmettendo. Bowman, siamo alla stazione. Perico non c'è, ma qui stanno ancora trasmettendo. Usa la stazione come ripetitore. Non possiamo violarla senza la chiave di codifica. Usate il drone per una scansione delle antenne. I nostri esperti possono usare i dati in arrivo per trovare la sua posizione. Roger. Della telefonata con Bowman ho capito solo scansione dell'antenna. Teniamo fermo il drone fino alla fine della scansione. Ok, dobbiamo andare qui. Lì c'è della gente. Lì c'è della gente. Qui c'è della gente che può darci problemi. Ok, ci sono solo quei due. Lello, what the fuck? Ho chiesto una ricognizione. Mi ho preoccupato di sa quanta gente c'era. Allora, passa. Ok. Effetto una scansione dell'antenna col drone. Bello, madonna tra i vetri. 4, 3, 2, 1. Scansione completata, spero solo che i tecnici riescano a trovare Perico. Ok, abbiamo fatto la scansione, perfetto, missione completata. Ok, ok, ci sono state un po' più difficoltà del previsto, però ci siamo. Allora, raga, io a questo punto mi andrei a fare anche questo, a questo punto, a casa di Gerberico, invece di andare alla stazione radio, ce ne andiamo alla sua casa. Nomad, abbiamo scoperto un veicolo che sta portando riproduzioni preziose al mausoleo di El Sueño.
so che non è compito vostro. Afferirebbe il sogno nell'orgoglio. Ok, se riusciamo distruggiamo il convoglio prima che arrivi al tempio personale di El Sueño. Convoglio di Sueño? Oh, ottimo! Nuova missioncina! Perfetto, bellissimo, ok, questa mi interessa. Va bene, però per il momento restiamo concentrati su quello che stiamo facendo, ovvero questa missione qui. Caso di DJ Verico, tanto qua non scappa, non va da nessuna parte. Allora, dobbiamo raggiungerla. Certo che minchia, oh. Non poteva spostare un po' più vicino, no? Allora ragazzi, ci siamo avvicinati. Ci siamo avvicinati. Raggiungi caso di DJ Verico, vediamo un po' qui la gente che c'è. Oh, un generatore, io quasi quasi il generatore raga lo disattivo immediato subito. Prima marchiamo però tutta la gente possibile e inimmaginabile. Hai capito la casa di DJ Verico, signori? Quasi ci sta, però ci sta pure qualcuno qua. Ti pare che c'è sta l'arma pista e c'è sta quello che la usa. E c'è proprio sempre a fregamme, eh? Il generatore. Perfetto. In modo che i dispositivi elettronici li abbiamo disattivati. Ora procediamo quatti quatti, mettiamoci il fucile da cecchino e iniziamo con il fa fuori questo di cecchino. Perfetto. Ehi, due soldati nel cervello. Vai così. Boh, morto pure l'altro cecchino. 196 metri è rischioso. Non ci dà problemi, inutile fare gli sboroni che poi magari lo scicchiamo e mandiamo tutta all'aria. Non lo so, il colpo sensazionale l'avrei voluto provare. Però alcune volte bisogna sapere restare tranquilli. Mori. Mori, stay easy. Recupera dati nella casa di Verico. Lo so, però aspetta che qua... che qua siamo un po' nella cacca, eh. Ok, lui intanto fatto fuori. E rientriamo dentro. Ah, non usciamo fuori perché altrimenti ci vedono. Oh, qua intanto esplodono cose. Ok, ecco qui, dati importanti. Vai, fotografa. Missione completata. Specie di progetto. Un'antenna frattale, forse. Se Perico sta usando l'antenna frattale per le trasmissioni, quel disegno dovrebbe aiutare l'ISA a risalire la sua posizione. Buone notizie. Grazie ai piani che avete trovato e alla scansione, sappiamo che Perico usa un programma di agilità di frequenza per criptare il segnale verso il ripetitore. Ma per dirottare il segnale per la trasmissione di PAC Katari ci serve la chiave di codifica? Sì, abbiamo abbastanza dati per darvi l'area dove si trova Perico. Fategli una visitina e mettete le mani sulla sua chiave di codifica. Bowman ci sta mandando le informazioni su DJ Perico. Video disponibile! Vediamo il video di DJ Perico. DJ Perico, il pappagallo. Sognava di fare il DJ di mixtape, che vuol dire berciare sopra la canzone di qualcun altro e poi farsi pagare. DJ Perico! Salve! Fortunatamente per la musica ha preso un'altra strada. A 13 anni spacciava, a 14 è passato al crack, a 15 tentato omicidio. Invece di finire in riformatorio è scappato in Messico. Aveva un cugino nel Santa Blanca. L'hanno preso come sicario, un killer. Però se Santa Blanca avesse controllato, avrebbe visto che si trattava di tentato omicidio. Come dire, fallimento. Per mancare due tizi nel sedile davanti di un Wrangler, bisogna impegnarsi. In poco tempo avrebbe fatto incazzare ogni membro del cartello e sarebbe finito morto stecchito dall'altro lato del confine, se non fosse che... il Sueño l'ha preso in simpatia. Perico è divertente, non sa usare un'arma, ma sa sparare cazzate, quindi... Buongiorno Bolivia! Gli ha trovato un lavoro. Radio pirata, propaganda. Diffondere la buona novella della venuta del Santa Blanca. È una bella giornata per pippare. Del resto, lo è sempre. Un saluto speciale agli amici di Pucara, alle prese con il mausoleo di El Sueño. Non fate le cose troppo di fretta, ok? DJ Perico è il pappagallo di El Sueño. Insegniamogli qualche parola nuova. Perfetto, ok, abbiamo preso il dossier che insegno su DJ Perico. Voleva fare il duro, ma è finito a fare il DJ per la radio del Santa Blanca. DJ Perico, signori e signori. Ok, prendi l'agenda.
Prova fotografica le miniere di argento, che questa possiamo vederla. Le miniere di argento della Bolivia vengono sfruttate sin dai tempi della conquista spagnola, nel XVI secolo. La più famosa è quella di Cerro Rico, la montagna ricca, a Protosi. La forza lavoro, composta da ingegneri e schiavi africani, operava in condizioni estreme, morirono milioni di persone per estrarre il prezioso metallo. Nonostante un forte declino delle attività, negli ultimi 40 anni le miniere non sono ancora in uso. E rimangono una componente culturale e sociale molto significativa della vita in Bolivia. Ok, detto questo, dopo questa notizia bomba, possiamo concludere qui questo 26esimo episodio di Ghost Recon Wildlands. Siamo arrivati all'episodio 26, pazzesco. Ne abbiamo viste di tutti i colori e credo, signori, che ne vedremo sempre di più belle. Quindi, signori, vi lascio un like, un commento, iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio di Ghost Recon Wildlands. Prima di concludere, vi ricordo la pagina Facebook, link in descrizione. Vi ricordo anche che ogni domenica esce il palinsesto relativo ai video della settimana successiva al canale. Quindi, se volete sapere quali sono i video che vi attendono, andate sulla pagina Facebook, mettete like e seguitela per stare sempre aggiornati. Ci vediamo nel prossimo video di Ghost Recon Wildlands e ad un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.